La prima volta di croce, le magie di Giampaolo, il gioiello di Russo, ma soprattutto tre punti preziosi conquistati con la consueta sofferenza che tuttavia permette al Pescara di imboccare uno snodo forse decisivo con il massimo dello slancio. Di contro il Perugia non può che recitare il mea culpa. Spreca troppo sullo 0-0, poi scompare quando l'ex lancianese Ferreira Pinto sfrutta una clamorosa indecisione di Ivan. Si riaccende la speranza, ma è già troppo tardi. Simonelli, questa è una vittoria di importanza capitale, no? Sì, è una vittoria importante, sì, molto importante, anche perché conseguita bene, ritengo abbia fatto una buona gara, in particolare il secondo tempo. Abbiamo sofferto un po' alla fine, ritengo sia fisiologico contro una grande squadra. Grande spavento anche all'inizio. Mamma mia, è uno spavento continuo, abbiamo incontrato una buona squadra, una grande squadra. All'inizio eravamo un po' contratti, poi dopo il gol siamo venuti fuori molto bene. Pronti via Colantuono, deve rinunciare a Ravanelli, Calaz, Baiocco e Doprado, ma per il resto dalla tre quarti in su ha solo problemi d'abbondanza. L'esatto contrario di Simonelli, primo ancora di Varricchio, di Fusco e Pozzi e soprattutto di tre esterni su quattro, Garzon, Antonini e Job. E così rispetto al confronto di Arezzo sono diverse le novità. Pomante in difesa, Minopoli in mediana, Smith al debutto dal primo minuto nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo con Croce dirottato sul versante opposto. Al primo è già in apprensione la difesa 1. Che invece al quinto viene graziata da Gaetano Lonero, stop e girata fuori bersaglio da ottima posizione. Il Perugia sembra un diesel, ma quando ingrana la marcia giusta le insidie per i biancazzurri diventano di una certa consistenza. Quindicesimo, Muntasser rifinisce per Di Francesco che evidentemente non dimentica le sue origini pescaresi. Sinistro sul primo palo, Ivan sventa con sicurezza. Quindi doppia chance nella stessa azione che nasce da questo affondo di Sedivez sul cross Mascarabuca, poi Muntasser spedisce in curva. Pescara in chiara difficoltà, l'ex aquilano Muntasser agisce da classico trequartista svariando su tutto il fronte. Al 29esimo raccoglie questo splendido suggerimento di Sedivez ed impegna Ivan, mentre due minuti più tardi calibra l'invito per Del Vecchio che di testa non inquadra lo specchio. Momento dunque propizio agli Umbri, ma l'episodio importante viene sfruttato con estremo cinismo dai padroni di casa. 32esimo, Giampaolo si prende gioco di Stendardo, traversone al bacio per Croce, volé sporca, squizzi, spiazzato. Pescara 1, Perugia 0. Sì, i gol si fanno quando non la prendi proprio piena. Sono contento. Perugia in tilt, l'intervallo carica ulteriormente i biancazzurri alla ripresa delle ostilità. Terzo minuto, Zeoli suggerisce in profondità per Giampaolo che in velocità elude squizzi, prodigioso il salvataggio di Lumputis. Umbri obnubilati, Pescara sciolto ma non sempre attento, qui Mascara è in lieve ritardo sullo splendido assist di Eusebio Di Francesco. Soltanto un fuoco di paglia, i biancazzurri tornano padroni del match. Undicesimo, numero di Russo, tre avversari saltati come Birilli, apertura per Croce, interno sinistro, incrocio sfiorato di un niente. Da un fantasista all'altro Giampaolo diverte e soprattutto si diverte, sembra quasi scherzare con il malcapitato di turno Stendardo costretto al fallo. Dal limite Russo disegna una traiettoria perfetta, quarto gol stagionale, ancora decisivo. Questo qua ci ha portato una vittoria e quindi sono doppiamente felice. Non era diciamo la posizione mia, perché io di solito le tiro da più lontano, però oggi è andata bene così, sono contento. Colantuono corre ai ripari, dentro Pinto e Floro Flores per un 4-2-4 che sortirà solo tanta confusione. Nel frattempo il Pescara si divora, il Tris, Giampaolo ruba palla di Loreto, Croce spreca così. Arriva il primo avvicendamento, siamo al 26esimo, fuori Russo, applausi scroscenti, dentro Mariniello, centrocampo più solido, capace di interdire e nel contempo di offendere. Tutto sembra procedere per il verso giusto, fin quando però un clamoroso infortunio di Ivan consente a Pinto da 0-0 di riaprire il match. 33esimo e finale all'insegna del prevedibile Patos con due limpide opportunità. 42esimo, Lumputis per Sedivez che colpisce male. 46esimo, Sedivez da destra, il cross per Del Vecchio che fallisce l'impossibile. In pieno recupero ma in posizione più che sospetta, Mascara spreca l'ultima opportunità. Per il Pescara dunque successo assolutamente significativo, ma soprattutto una mezza sentenza. Salvezza sempre più vicina. Complimenti, prestazione fuori dal normale.
Ma sì, oggi una vittoria molto importante contro una grossa squadra, abbiamo sofferto, però alla fine esce fuori questa umiltà, questa compattezza che abbiamo. Gianpaolo non finisce mai di stupire, la prestazione è stata scintillante questa sera. È esagerato, proprio esagerato, lo vedo scattare, muoversi, lottare, pigliare. Ha preso palloni di testa con Di Loreto, Stendardo, voglio dire. Merito di chi? Suo, assolutamente suo. Su questi ragazzi io vorrei, colgo l'occasione per ridire che se fino a questo momento siamo stati in sella, in questo momento stiamo andando bene, il merito è dei protagonisti, soprattutto dei protagonisti, i ragazzi che vanno in campo, si allenano, sudano, lottano, insomma sono encomiabili sotto i punti di vista e sono bravi tecnicamente. A volte sono sottostimati, ma sono bravi, perché sennò queste partite non si potrebbero fare. Ecco, lei poc'anzi per concludere ai microfoni di Sky ha detto sono provato, mi sembra tutt'altro che provato. Ha bleffato ancora. Insomma, ogni tanto qualche bleff bisogna anche farlo, perché sennò diventa troppo monotono il tutto.